Il volare oltre le donne dovrebbe essere vietato per legge, ovunque, è imperativo. La profondità è pericolosa e le donne sono esploratrici indomite e se partono rischiamo di non vederle più. No, non ce lo possiamo permettere. Dietro ai fornelli, a tardi gambe all'aglio, a tirar su col naso, impiastricciate al vetro di un televisore che mette in fila storie patetiche e frignone. Le donne sono gli unici paletti che vogliamo mantenere saldi e fissi. Le vogliamo scosciate e cosce lunghe, al curry e panna, bionde e macrobiotiche, sensibili e silenziose. Silenziose, sì, ovunque, con chiunque. Coperte con scialli neri e sotto reggi puppe e calze a rete. Le donne se le lasciamo volare via tra le righe di un libro, poi non tornano più. Meglio allora legarle ad un palo come le barche al molo. Nell'ondeggiare, nell'ancheggiare, possono trovare refrigerio da una vita di stenti e sì signore. Diamoli pane bianco e sceneggiati, ma teniamole lontane dalla satira, dalle lettere, dal teatro. Lontane, lontane dal mondo che fa pensare. Via, via di qui che è vietato alle donne fermarsi. Di corsa, a testa bassa, a pensare che la felicità ce l'avete già e non occorre andarsela a cercare in qualche libro. Meglio donne e silenzio. Per l'amor di Dio, silenzio. È il 30 maggio del 1961. Il nome lo sceglie mia madre. Mi battezzano lo stesso giorno con mio padre che porta un mazzo di fiori e senza che fosse presente la mamma. Il secondo nome è Sergio, come appunto si chiama il padrino, mentre Carlo ricorda quello del fratello di mia madre morto di tifo nel 1919. Con questo stile trio volevo parlare dell'Italia perché volevo fare un libro inquadrato nell'ambito di un progetto. Ci troviamo di fronte a una raccolta di racconti, una scrittura più attenta e impegnata, è anche caratterizzata da dosi massicce di ironia e in questo c'è il collegamento con il libro precedente. Vari episodi che appunto caratterizzano questi 100 anni di vita nazionale. Ma io in genere i miei scritti sono sempre delle critiche alla società. L'inciso dell'inizio del primo racconto e questa società non ha memoria. La nonna è morta dopo 2 mesi dalla mia nascita, ma si narra che prima che nascessi lei ripetesse in continuazione: nascerà il francesino. All'epoca non si conosceva il sesso del nascituro e quindi non è chiaro come potesse dire che doveva essere un maschietto. E poi, che cosa c'entra il francesino? È strano però perché io da sempre la R moscia, francese, come tutti sanno. Primo racconto con cui viene aperto il libro è prima del debutto, e quanto al quale sono anche molto legato. Parla della storia di un secolo di vita nazionale raccontato attraverso gli occhi di un'anziana madre, dal dramma dell'immigrazione fino all'Ottocento, fino alla Prima Guerra Mondiale, alla Seconda Guerra Mondiale e fino al giorno del debutto, cioè alla nascita dello scrittore. In fondo la storia, oltre alla grande storia, la storia che vediamo sui giornali, fatta dai grandi personaggi, che è anche la storia minuta, quella fatta dai piccoli, dalle persone di tutti i giorni, che hanno a che fare con la difficoltà di mettere, una volta si dice, di mettere d'accordo il pranzo con la cena. Il 1972 è stato una specie di spartiacque, il passaggio da un'età spensierata all'età in cui cominci a riflettere sul fatto che nella vita ti possono capitare anche gli imprevisti. La prima scossa di terremoto avvenne la sera. Erano passate da poco le 9 e in televisione c'era la quarta puntata di uno sceneggiato di fantascienza intitolato Ah, come Andromeda, dove si parlava di una stazione spaziale. Ancora continuavano gli sbarchi sulla Luna e il programma aveva un suo fascino. A me non piaceva affatto, mi trasmetteva un senso di noia mista ad angoscia, ma ben presto quella strana sensazione lasciò il posto all'irrompere nella mia vita di un fenomeno totalmente sconosciuto, il terremoto. Thank you.
Ci vediamo, ciao, disse Antonio. Chiuse la chiamata, avrebbe spento il telefonino. Gli scottava in mano, ma sentiva un gran mal di testa e in pancia un rimestare intenso che, contraendosi, assumeva la forma di una punta di lancia. Era come se un numero sterminato di denti lo mangiucchiasse. Daniele fremette. Attraversò il viale e si sentì domandare se fosse sua intenzione entrare nel bar poco più avanti. Annuì di nuovo. Tacque che un cocktail era ciò che avrebbe sorseggiato prima di coricarsi e non si sottrasse all'invito di proseguire invece verso il piazzale Baiamonti, dove vide che i locali erano aperti allora più del consueto. C'erano insoliti assembramenti di persone e ovunque nell'aria si rincorrevano brusii. Acquendo la certezza che qualcosa di determinante, seppur di indefinito, gorgogliasse in pentola, scorse che svolgevano attività anche in una farmacia. E in un garage, proprio da là, giunse la prima deflagrazione. Osservò una vettura incendiarsi ed esplodere. Sobbalzare e ricadere, schiantarsi con cigolii, tonfi e stridii di acciaio lacerato in una nube di fumo giallo, nero e rosso. Gli parve di ricevere sul viso e sulle mani un'acre ventata di benzina e pensò fosse necessario trovare un riparo. Saettò con lo sguardo e, adocchiando che alcuni lampioni si erano spenti, sentì un susseguirsi di altre esplosioni, meno violente. Il cane gli passò accanto, saltellando. Ne sentì quasi il fiato e lo udì soltanto ora che, con le zampe, faceva scricchiolare le foglie secche. Il rumore si affievolì. Sparì col bastardo e, ripreso il cammino, ad Antonio sembrò che nell'aria vi fosse un tripudio di gorgheggi, di uccelli, orchestrato in esclusiva per lui. Sorrise al mondo, chiuse gli occhi e gli tornò in mente l'aggraziato volto delle conquiste più recenti. L'ultimo prelibato bocconcino della raccolta. La matricola che aveva insegnato variazioni ardite al consumato professore. L'appassionata di informatica, in apparenza timida e ritrosa, e che si era dimostrata invece tout court una viziosa. Ne risentì le effusioni sul proprio corpo e, risollevate le palpebre, fu come se il volto e altro di lei continuasse a svolazzare sulle foglie. Avevano assaporato ore di sottile erotismo e parossismo sessuale e si erano salutati con la promessa che si sarebbero rivisti. La nuova Russia è nata il 4 ottobre 1993 con il cannoneggiamento del Parlamento, altrimenti detto Casa Bianca. Chi ha avuto l'avventura di assistere al triste spettacolo è riandato con la memoria all'assalto del Palazzo della Moneda di Santiago del Cile, dove, anche lì come in Russia, si trovava un presidente, Salvador Allende, con i suoi sostenitori che sfidavano coraggiosamente i sanguinosi attacchi dei pescecani di turno. La democrazia può iniziare il suo cammino trionfale con il coprifuoco, gli arresti, i giornali chiusi e 16 partiti messi al bando. Gli sconfitti non sono il totalitarismo, il socialismo, ma solo la povera gente che ha perduto il pane quotidiano. Che tutto ciò sia stato fatto in nome di Cristo è dir poco raccapricciante. La Chiesa, in moltissime occasioni, ha scelto di schierarsi dalla parte dei potenti, reprimendo al suo interno tutte le posizioni contrarie a questa linea. Essa, non di meno, ha trovato sul proprio cammino molti poveri eletti, che in perfetta buona fede si sono sacrificati e, nei conati di fanatismo sopraggiunto, talvolta, hanno sacrificato anche altri soggetti, che di certo non avrebbero voluto spartire nulla con la cattedra di Pietro.
Pare superfluo rilevare come la difesa delle sofferenze delle popolazioni oppresse dal comunismo sia più che strumentale, laddove è dimostrato che la Chiesa abbia, in effetti, difeso non gli oppressi, bensì se stessa nell'esercizio del proprio potere. Si è sempre schierata dalla parte dei diritti, ma non di quelli umani, bensì di quelli ecclesiastici, attraverso cui ha raccolto e mantenuto lo strapotere che, a tutt'oggi, ne fa la maggiore potenza mondiale. Il titolo della raccolta principalmente nasce per esorcizzare il significato in sé. Non bisogna permettere alla realtà di intrappolarci come delle mosche tra i fili dei sogni realizzati. Occorre tentare e sciogliere quelle trame della ragnatela, osando, ed evitare quei nodi che trasformano tutto in rimpianti. La nostalgia ci porterà del tè nei pomeriggi assolati d'aprile. Una veduta spartana, ingentilita da un sentimento materno, farà da sfondo al nostro mancarci. Quando il giorno sarà del tutto spento, riconoscerai l'eco dei sorrisi inesplosi. La sveglia suonerà, riportando il giorno e l'incoscienza del come accade. Com'è che si alimentano certe distanze? Alimentare la giusta distanza è fondamentale. Certo, è difficile comprendere come che certe emozioni così intense ci tengono incollati l'uno all'altro in spazi microscopici e con la stessa intensità poi ci spingono via lontano. Dovremmo tentare di accorciare certe distanze. Ripulire il tuo viso dalle ore stanche dona un senso d'appartenenza, ma consumare pensieri non risolverà l'esistenza del mondo. Spargermi in te sazierà lo sconforto dello sforzo necessario per distinguere in tutta quest'acqua il sudore del mare. Nei versi di Eroso d'amore, le lacrime versate per amore, sia nel bene che nel male, corrodono l'amore stesso. È un po' come la tortura della goccia. Ogni lacrima scava il petto fino ad arrivare al cuore ed oltre, spesso annientando amato e amante. Invece nei sogni traditi, noi apparteniamo ai nostri sogni e se non dimostriamo loro fedeltà, possono rivalersi, mostrandosi gelosamente cattivi. L'amaro per averli traditi ci lascerebbe la terribile consapevolezza di arrivare alla fine del viaggio con le valigie vuote. Imbastendo ansie, esulo dalle voci della notte, spoglio dalle imprudenze diurne la mente affinché perda i sensi. Ma spietati fantasmi frugano nel dormiveglia e mentre insisto finisco come finisce una mosca nella ragnatela dei sogni, sbattendo fra nuvole di speranze cave. Il libro da non leggere di questa puntata di Book Generation è Una generazione che ha dissipato i suoi poeti di Roman Jakobson. Il libro è pubblicato da Einaudi per il Politecnico nel 1975 e ha come sottotitolo Il problema Majakovskij. Majakovskij, grande poeta russo, suicida. E questo libro è un libro di critica letteraria, di critica poetica, che cerca di offrire gli strumenti per arrivare a decodificare la poesia che ci circonda, la poesia che si trova nei quadri, che si trova nelle forme letterarie, che si trova nella musica e ovviamente si trova anche nel paesaggio. Per questo è un libro che non va letto, è un libro pericoloso perché ci porterebbe a riconoscere il fatto che abbiamo dissipato i nostri poeti e che non siamo più in grado di capire la poesia. E anche questa puntata di Book Generation è finita. Buttate il telecomando e andate a leggere un bel libro.